Duino Risina, città italiana del vino 2022. Una grande soddisfazione, una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità. La responsabilità di promuovere prodotti eccellenti del nostro territorio. Una candidatura che ha avuto il suo successo proprio perché è stata una candidatura di squadra. Abbiamo lavorato tutti insieme, assieme a tutte le altre città del vino del Friuli Venezia Giulia. Da sindaco orgoglioso di rappresentare il comune capofila in questa avventura, auguro a tutti i colleghi e a tutti i territori meravigliosi con grandi eccellenze, un in bocca al lupo per un lavoro che sarà di grande team, di squadra, un lavoro che porterà a promuovere tutta la regione del Friuli Venezia Giulia e gli eccellenti vini dei nostri territori. Dalla cava romana di Aurisina al Coglio Goriziano, da Aquileia a Cividale, luoghi fantastici, luoghi che ospiteranno gli appuntamenti di Città Italiana del Vino 2022. 33 schede di progetto per altri tanti eventi che si susseguiranno nel corso dei prossimi 9 mesi su tutto il territorio regionale. Oltre 500 soggetti preposti appunto all'organizzazione dei vari eventi, da istituzioni, dai comuni, dalle pro loco, da tutte le attività del mondo agricolo che si cimenteranno nell'organizzazione degli eventi che daranno vita al progetto Duino Risina, Città Italiana del Vino 2022, per un rilancio della nostra regione. Buongiorno, Doberdan. Parlare di un riconoscimento così ambito come lo è il premio Città del Vino non è facile perché se non lo si sfrutta nel modo opportuno nel marketing si possono tralasciare tutte le opportunità collegate. Perciò abbiamo deciso di muoverci per linee strategiche, principalmente in 3 aree. La prima è la creazione di un brand, cioè di un marchio con relativo logo da poter essere sfruttato da tutte le realtà enogastronomiche del luogo. Secondo, la promozione del territorio, che per di sé è stupendo, che va dal mare al Carso, ci offre un'infinità di siti da visitare, ma anche delle realtà millenarie, come per esempio l'industria e l'artigianato del marmo. Terzo, oltre a promuovere i vini locali, che sono principalmente la Vitosca e Terano, pensiamo di sfruttare questa opportunità per promuovere anche le altre varietà, come la Malvasia, la Glera e gli uvaggi. Oltre a ciò, ci siamo prefissati di promuovere anche gli altri prodotti di alta qualità che vengono prodotti sul nostro territorio, come lo sono l'olio d'oliva, il formaggio, il miele, eccetera. Perciò ci impegneremo in questo senso per raggiungere gli obiettivi prefissati e promuovere nel modo ottimale questa opportunità. Voglio fare i complimenti al comune di Duino Risina per aver ricevuto questa importante nomina, Città del Vino 2022, obiettivo raggiunto grazie alla capacità del comune stesso di coinvolgere realtà al di fuori del comune, come per esempio le grandi capacità produttive nel settore vitivinicolo che ha il Friuli Venezia Giulia. La regione ci ha creduto fin da subito e sono convinto che con questo riconoscimento riusciremo a far conoscere il nostro territorio e le potenzialità della nostra enogastronomia, in questo caso della viticoltura, ancora di più di quanto già adesso non siano riconosciute a livello nazionale ed internazionale. Porto con vero piacere, ma anche con un pizzico di orgoglio, il saluto del coordinamento del Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, comune di Duino Risina. Il saluto arriva anche però da tutta la famiglia delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, 29 comuni, 4 pro loco, ma anche dagli ambasciatori delle Città del Vino che ci accompagnano in questo percorso di progettualità. Veramente congratulazioni per questo progetto che ha saputo portare Duino Città del Vino italiana per il 2022 alla ribalta nazionale, ma che ha saputo anche coinvolgere tutte le città del vino della nostra regione, capendo quello che è lo spirito che ci unisce, che ci aggrega e che ci fa lavorare in rete oramai da diversi anni. Un in bocca al lupo a Daniela Pallotta, sindaco di Duino Risina, e al vice sindaco Massimo Romita. Saremo al loro fianco come Città del Vino del Friuli Venezia Giulia per tutto il 2022. Questo 2022 si è aperto con una notizia bellissima per la nostra regione e per le nostre città del vino.
Il comune di Duino Arusina è diventata città italiana del vino e Aquileia è pronta a essere al suo fianco per, come compendio a quelle che saranno le attività di festeggiamento di questo importante riconoscimento. La nostra regione si caratterizza per una lunghissima storia del vino e della cultura del vino che è all'interno delle nostre comunità come un importante momento di raccordo fra quello che è l'attualità legata anche al turismo, all'enoturismo, e a quella che è la sua storia, la storia delle nostre genti. Duino incarna la storia che è passata dall'antichità attraverso i Romani che hanno fondato anche Aquileia. Le nostre comunità sono pronte ad accogliervi su questa terra di storia, cultura e sapori per farvi vedere la grande eredità culturale del Friuli Venezia Giulia. Siamo a Bertiolo per mandare un grosso saluto, un grosso in bocca al lupo a Duino e Arusina, quest'anno città del vino italiana. Complimenti per essersi aggiudicato questo importante traguardo che porterà beneficio a tutto il mondo del vino, dell'enoturismo, e siamo sicuramente tutti grati a Duino e Arusina per questo grande impegno e siamo pronti a supportarlo. Questo saluto vi arriva dall'enoteca della Proloco di Bertiolo, che ospiterà fra 15 giorni l'inizio, l'avvio della 73esima festa del vino. È una manifestazione tipicamente proprio da città del vino ed è infatti la prima inserita nella programmazione di questo anno importante in cui vede appunto Duino e Arusina città del vino italiano. E come tutte le altre città del vino siamo pronti a supportare e a ospitare tutto il turismo e tutti coloro che arriveranno in Friuli proprio in nome del buon vino friulano. E un caro saluto agli amici di Duino che quest'anno ricoprono questo importante ruolo all'interno di Città del Vino, una realtà importante per, non solo per il Friuli ma per tutta la nostra nazione. Noi speriamo di averli qui ospiti nel corso degli eventi che si terranno qui nel Parco di Villa Florio, quindi parlo soprattutto della Fiera Regionale dei Vini e degli eventi di Calici di Stelle. A presto, speriamo di avervi qui ospiti. Da Camino al Tagliamento un saluto e le congratulazioni dell'amministrazione comunale e della comunità tutta al comune di Duino Arusina che quest'anno con merito è Città del Vino 2022. Cogliamo con gioia la sfida che deriva dall'attuazione del programma che il comune di Duino Arusina vorrà impostare. Siamo pronti come amministrazione, ma soprattutto siamo pronti come territorio, come produttori. Gli enoturisti che verranno in Friuli Venezia Giulia potranno scoprire anche a Camino al Tagliamento le tipicità del nostro piccolo ma frizzante territorio. Per cui evviva Città del Vino 2022, evviva Duino Arusina, ma soprattutto evviva il nostro meraviglioso Friuli Venezia Giulia. Un saluto da Capriva del Friuli, dal Coglio, zona vitivinicola rinomatissima, un saluto a Duino, agli amici di Duino Arusina, città italiana del vino 2022, all'amica sindaca Daniela Pallotta e al vice sindaco Massimo Romita, nostri carissimi amici. Vi abbiamo accompagnato nel passaggio di consegne quest'autunno a Barolo, da Barolo a Duino Arusina, appunto città italiana del vino 2022. Non vediamo l'ora di accogliere i turisti che arriveranno a Duino Arusina e che arriveranno in tutte le città del vino, che appunto faranno squadra assieme a Duino in questa città italiana 2022. Un arrivederci qui a Capriva del Friuli sul Coglio. Casarsa della Delizia si congratula con Duino Arusina per questo importante riconoscimento di città italiana del vino 2022 e anche noi assieme a tutte le altre città del vino della nostra regione siamo pronti a sostenerla con le nostre iniziative che metteremo in rete, in primis la Sagra del Vino che partirà a fine aprile, ma anche con tutti i nostri eventi che durante l'anno da sempre facciamo. Quest'anno per Casarsa è un anno anche particolarmente importante perché è il centenario della nascita di Pierpaolo Pasolini, per cui tutti insieme a rete ci uniamo, faremo sistema e faremo sì che la nostra regione figuri al meglio come Città del Vino 2022. Innanzitutto volevo ringraziare
il comune di Duino Aurisina, che si è impegnato da oltre un anno ed è riuscito a diventare Città del Vino d'Italia 2022 e ci ha dato l'opportunità di far conoscere anche attraverso canali social diversi rispetto ai soliti le realtà dei comuni che fanno parte delle Città del Vino del Friuli Venezia Giulia. Noi come Comune di Cividale abbiamo diverse offerte. L'anno scorso abbiamo inaugurato all'interno del monastero di Santa Maria in Valle la vetrina del territorio. La vetrina viene aggiornata periodicamente e io consiglio caldamente a tutti di andare a visitarla perché offre uno scorcio delle realtà enogastronomiche che operano sia all'interno del territorio cividalese che nei dintorni. Mi unisco anch'io ai saluti e faccio i complimenti a Duino Aurisina per questo importante riconoscimento come Città del Vino 2022 per la nostra bella Italia. E come Cividale del Friuli siamo pronti ad ospitare tutti i visitatori e i turisti che arriveranno, facendogli scoprire le nostre bellezze storico, culturali e artistiche, ma anche il nostro panorama naturale, grazie a delle escursioni che si potranno fare in bici e a piedi, che ci permetteranno anche di conoscere le aziende del territorio, quindi valorizzare il nostro prodotto enogastronomico. Un saluto e i vivi complimenti da parte dell'amministrazione di Cormons a Duino Aurisina, da poco nominata Città Italiana del Vino per quest'anno. Un grande riconoscimento che segue al lavoro di tanti comuni che sul territorio insieme alla Città del Vino sono cresciuti, ormai abbracciano tanti comuni della regione e che hanno come finalità quello della scoperta e la promozione del nostro territorio, avendo naturalmente come comune minimo denominatore il prodotto vino. Questo naturalmente segue, come dicevo, l'impegno di tanti e ci sprona ulteriormente per continuare su questa strada che riteniamo essere la via migliore per continuare la promozione del nostro territorio. È con immenso piacere che porto oggi i saluti dell'amministrazione comunale di Corno di Rosazzo al comune di Duino Aurisina, Città del Vino Italiana 2022 e del nostro sindaco, l'onorevole Daniele Moschioni. Vi giungano inoltre anche i saluti del comitato Fiera Vini, che è partner del progetto Città Italiana del Vino 2022 e del suo presidente Ariedo Gigante. Un'unione di intenti che ha portato sul territorio regionale innumerevoli appuntamenti e di questo ringrazio l'amministrazione comunale di Duino Aurisina, nel sindaco Daniela Pallotta e nel vice sindaco Massimo Romita, in tutta l'amministrazione comunale, in tutte le città del vino del Friuli Venezia Giulia che hanno dato un supporto a Duino Aurisina mettendo a disposizione innumerevoli appuntamenti durante tutto l'arco dell'anno. Partiremo il 12 di marzo e arriveremo fino all'autunno inoltrato. Complimenti a tutti e viva Duino Aurisina, Città del Vino Italiana 2022. Cestischio usem in Givela de Vina Bregina, italiansco mesto vina de Vatiso dva in Vaiset. Buongiorno a tutti dall'amministrazione comunale di Doligna del Coglio e i nostri complimenti vanno alla città di Duino Aurisina per la sua nomina a Città Italiana del Vino 2022. Chiaramente da parte dell'amministrazione di Doligna ci sarà tutto il supporto nel limite chiaramente delle nostre possibilità per la buona riuscita di questo anno. Doligna è conosciuta per la comunità delle sette chiese che sono collegate anche dal cammino celeste che parte da, come sappiamo, da Aquileia e raggiunge il Monte Lussari, più chiaramente il prodotto principe che è il vino, legato quindi anche all'enogastronomia. Ma è con grande, davvero grandissimo piacere che porto i saluti della città di Gorizia e di tutto il nostro territorio per festeggiare insieme a Duino il suo riconoscimento importante di Città del Vino del 2022. Ma lo faccio anche con l'orgoglio di appartenere, sebbene pro quota, a quel brand internazionale che è il Collio, attraverso Oslavia, famosissimo la ribolla di Oslavia, ma il Collio, sperando che possa essere un ulteriore suggello, cioè patrimonio dell'UNESCO insieme al Collio sloveno, il Brda. Perciò una grande famiglia che si allarga, una grande famiglia che festeggia naturalmente col vino. La gradisca, un saluto a Duino Aurisina, Città Italiana del Vino per il 2022.
È un vero piacere partecipare a questa iniziativa del Comune di Duino, che sono certa porterà benefici a tutta la comunità della Città del Vino del Friuli Venezia Giulia, della quale Gradisca di Sonzo da qualche anno fa parte. Abbiamo partecipato candidando la nostra iniziativa di punta del settore enologico, che è il Gran Premio Noè. È una vetrina dei vini regionali di eccellenza che si tiene nella nostra città da ormai più di 50 anni e che è appunto un'occasione di incontro e di confronto tra i produttori ai massimi livelli nella nostra regione. E inoltre siamo pronti ad accogliere i visitatori che auspichiamo raggiungono la nostra città e tutte le altre località del Friuli Venezia Giulia, oltre che Duino Aurisina, nei nostri percorsi. Percorsi per visitare le nostre bellezze storiche e architettoniche. Qui siamo proprio nel parco del Castello di Gradisca, dal quale partono i vari percorsi naturalistici, storici e architettonici, e siamo quindi pronti ad accogliere tutti i visitatori che vorranno raggiungerci. Un saluto da parte dell'amministrazione comunale di Latisana al comune di Duino Aurisina, che quest'anno ha ricevuto un importante riconoscimento come città del vino per l'anno 2022. Un riconoscimento importante per tutte le 29 città del vino del Friuli Venezia Giulia, perché avranno sicuramente una ricaduta turistica importante. Tra queste città c'è anche Latisana, che è iscritta all'associazione dal 2007, e quindi siamo convinti che i turisti possano venire nel nostro territorio per degustare i nostri prodotti enogastronomici e vitivinicoli, prodotti di alta qualità che sono prodotti da aziende vitivinicole che fanno parte della DOC Friuli Latisana. E invece, per quanto riguarda l'enogastronomia, c'è una rete di imprese costituita da 12 imprenditori giovani e producono prodotti agricoli di alta qualità e genuini da poter assaggiare nel nostro territorio nelle loro aziende che sono sparse in tutto il territorio di Latisana, facilmente raggiungibili anche tramite la pista ciclabile che porta a Lignano Sabbia d'Oro e costeggia tutto il fiume Tagliamento. Un saluto da parte di tutta l'amministrazione comunale di Manzano ai nostri colleghi della città di Duino Aurisina, con i quali ci complimentiamo per la recente nomina a Città Italiana del Vino 2022. Una nomina molto ambita e che siamo pronti a festeggiare insieme a loro. Il comune di Manzano, con la sua millenaria abbazia, le colline, la proposta enogastronomica e i percorsi turistico-letterari e culturali che abbiamo sul territorio, è pronta ad accogliere i turisti che arriveranno con la promozione di questa bellissima iniziativa. Ancora un augurio quindi alla città di Duino Aurisina per questa importantissima nomina, che possa quindi essere un'opportunità di grande valorizzazione per tutto il territorio della nostra regione e tutte le città del vino in prima linea per promuovere il Friuli Venezia Giulia. Buongiorno a tutti e benvenuti a Mariano del Friuli. Sono Luca Sartori, sindaco di Mariano del Friuli e Corona. Un in bocca al lupo e un grazie alla comunità di Duino Aurisina per il prestigioso risultato ottenuto di Città del Vino 2022 d'Italia. Quindi un in bocca al lupo a loro e un grazie per la loro candidatura, che sicuramente renderà il Friuli Venezia Giulia ancora più attrattivo. Vi invito a venire a visitare la nostra comunità durante questo 2022, comunità ricca di belle aziende vitivinicole, quindi cantine che vi possono ospitare, ma soprattutto anche ristoranti e agriturismi tipici della nostra zona. Un saluto ancora e tanti auguri a Duino Aurisina. Buongiorno, qui da Moraro. Volevamo fare i complimenti a Duino Aurisina per la nomina a Città Italiana del Vino per l'anno 2022. Un risultato di prestigio, frutto di un ottimo lavoro svolto sia dall'Associazione Regionale Città del Vino che da tutti i comuni associati. Sarà un'importante vetrina non solo per il Carso ma per l'intera regione. Anche Moraro è pronta a dare il suo contributo, ad ospitare i turisti, a partecipare agli incontri e a presentare il nostro territorio e le nostre attività produttive. Il programma di eventi è molto ricco, quindi vi diamo appuntamento a Duino e in più in generale all'interno della nostra regione per scoprirne le meraviglie. Vi aspettiamo per un brindisi e un caro saluto da Moraro. Buonasera, sono Gloria Bressani, sindaco del comune di Nemis. Anche questo comune fa parte della grande famiglia di Città del Vino
e porto i saluti dell'amministrazione anche alla città di Duino Risina, che quest'anno è risultata la vincitrice di questo concorso, che si svolgerà fra la primavera e l'autunno. Nimis fa parte anche del consorzio dei Colli Orientali del Friuli, ma soprattutto per le sue specialità, ma soprattutto per il Ramandolo, che è un vino tipico del luogo, primo DOCG della regione Friuli Venezia Giulia, ormai primo 20 anni fa. L'importanza di questo vino coincide anche col fatto che ha lo stesso nome di una località, si identifica in una precisa località del nostro territorio. Siamo pronti ad accogliere gli ospiti che possono derivare da questa importante manifestazione e quindi auguro alla città di Duino Risina un buonissimo lavoro e grazie per la partecipazione. Buongiorno, saluto a tutti quanti gli amici della città del vino, sono Franco D'Altiglia, sindaco del comune di Palazzolo dello Stella. Porto i saluti dell'amministrazione comunale e della comunità che rappresento. Anche il nostro comune è recentemente entrato a far parte dell'Associazione Italiana Città del Vino e ne siamo orgogliosi, poiché sarà un'importante occasione per la promozione del nostro territorio. Colgo l'occasione per congratularmi con la città del vino di Duino per il prestigioso riconoscimento di Città Italiana del Vino 2022, traguardo che valorizzerà tutta la nostra regione dal punto di vista culturale e turistica. Ne siamo veramente orgogliosi di far parte di questa grandissima famiglia. Buona giornata a tutti, Bandi. Buongiorno a tutti, sono Gigante Sirio, sindaco del comune di Pocenie e porto il saluto dell'amministrazione a voi tutti oggi presenti al sindaco di Duino Risina. Anche Pocenie quest'anno è entrato in questa bellissima associazione, la Città del Vino, per appunto valorizzare il nostro territorio agricolo e dove si parla di agricoltura, specialmente di viticoltura. Abbiamo bellissime realtà enogastronomiche, giovani, frizzanti, volenterose di proporre un ottimo prodotto, come qua a Paradiso, un bellissimo borgo dove abbiamo moltissime di queste realtà, quindi vi aspettiamo a visitare, a visitarci e a conoscere tutto quello che è il nostro prodotto e la nostra produzione enogastronomica. Un caro saluto dal comune di Povoleto alla città di Duino Risina, città del vino italiana 2022. Va il nostro augurio di buon lavoro, di una perfetta riuscita. E noi come comune di Povoleto crediamo molto nel movimento del vino, crediamo molto delle potenzialità economiche. Soprattutto siamo fieri e orgogliosi di avere delle piccole aziende, ma fatte da giovani che hanno una prospettiva per il futuro, per il rilancio di un territorio che anche dal punto di vista turistico può esprimere ancora grandi cose. D'altronde noi viviamo in Italia, l'Italia è il paese più bello del mondo e credo che anche il movimento Città del Vino possa giocare il suo ruolo e dare il suo contributo. Porto il saluto del nostro sindaco Michele De Sabata e di tutta la comunità del comune di Premariaco. Quest'anno festeggiamo Duino Risina, Città del Vino d'Italia. Complimenti per la loro capacità e soprattutto per la loro tenacia, perché hanno saputo portare avanti i valori della nostra viticoltura friulana e le nostre tradizioni vitivinicole. Un saluto dalle colline di Premariaco, dove fin dai tempi antichi si coltiva anche il Picolit, noto vino conosciuto in tutta Italia e in tutto il mondo. Un saluto dalle colline dove hanno visto i natali di Fiori dei Liberi, noto scrimidore in tutto il mondo per aver codificato la disciplina del fioretto e della spada. Un saluto a tutti i viticoltori e a tutte le città del vino, perché la nostra cultura, la nostra storicità e i nostri valori vengano per sempre promossi e valorizzati a favore di tutte le città d'Italia, del vino e del mondo. Grazie. In occasione della celebrazione di Duino, Città del Vino 2022, anche Prepotto della provincia di Udine, porta il saluto a tutti gli amici di Città del Vino. Prepotto, terra dello Schioppettino, ed è caratterizzato dall'essere un comune con ben due sottozone, la sottozona di Cialla e la sottozona di Schioppettino di Prepotto, conosciuta per i propri percorsi ciclabili, per i propri cammini, fino a risalire in cima al santuario di Castelmonte. San Giorgio della Reichenwalda, territorio delle radici del vino, saluta Duino Risina, città italiana del vino 2022. E lo facciamo proprio qui, da Rauscedo, capitale mondiale della Barbatella di Vite. Siamo al centro sperimentale dove si fa ricerca, ovviamente, su quelle che sono le
barbatelle, che sono le piante che vanno a costituire i vigneti di tutto il mondo. Rauscedo è un'eccellenza indiscussa per la regione Friuli Venezia Giulia e quindi siamo molto felici di poter collaborare con Duino Aurisina per raccontare veramente quella che è una delle eccellenze della natura del nostro territorio, le barbatelle di Rauscedo. Accogliamo con grande enfasi, con grande entusiasmo la nomina di Duino Aurisina come la città del vino 2022. È un percorso questo che ci ha, diciamo così, coinvolti con tanta passione, con tanta enfasi. Nel contempo vorremmo presentarvi la nostra piccola comunità, una comunità fatta di gente tranquilla, gente sicura, gente laboriosa, che negli anni ha creato tutta una serie di premesse che l'hanno resa anche famosa nel mondo. Ci riferiamo naturalmente al nostro grandissimo Primo Carnera, che è nato qui a Sequals, dove naturalmente abbiamo anche il suo museo, la sua villa rivista e aggiornata, quindi tutta una serie di elementi che ci riguardano. In modo particolare Sequals è da considerarsi anche la culla del mosaico. Anche quest'anno, diciamo, c'è anche il centenario della scuola mosaicisti del Friuli a Spilimbergo. È una scuola che è nata qui a Sequals nel 1920 e che dopo due anni è stata trasferita a Spilimbergo per ragioni prettamente logistiche. Allora, un saluto particolare ancora a questa meravigliosa iniziativa e ci rende pronti per la nostra ospitalità, un segno della nostra comunità. Allora, le congratulazioni vivissime anche dall'amministrazione comunale di Sesto Regheni, io sono il sindaco del Toto Marcello, a Duino Aurisina, città del vino 2022, le congratulazioni più vive, perché sicuramente affiancheremo nel novero del Club delle Città del Vino Friuli Venezia Giulia, con l'accoglienza turistica che si renderà necessaria e che in qualche modo porterà a questi importanti eventi che organizzerete e che potranno riverberarsi anche, accoglieremo a braccia aperte nel nostro splendido borgo, dove qui vedete alle mie spalle la storica basilica, ma anche tutti i percorsi paesaggistici ed enogastronomici, convinti naturalmente che la rete di queste grandi città ci possa portare grande attrattività e anche delle risposte economiche. Congratulazioni a tutti voi. I migliori auspici da parte dell'amministrazione di Torreano al comune di Duino Aurisina per la meritatissima nomina a Città Italiana del Vino 2022. Un riconoscimento che rappresenta per il territorio regionale una eccezionale opportunità dal punto di vista turistico ed enogastronomico. Opportunità che Torreano coglie con entusiasmo grazie alla indiscutibile vocazione vitivinicola che il suo territorio esprime e che manifesta attraverso le numerose aziende che operano al suo interno. Con prodotti apprezzati sul territorio nazionale come anche oltreoceano e con encomi che ci inorgogliscono, come il recente riconoscimento di Wine Surf, che è l'unica guida online di vini italiani, ad una nostra cantina per un friulano premiato come miglior vino bianco d'Italia. Ma questa è un'occasione anche per far conoscere le diverse offerte gastronomiche che contribuiscono a caratterizzare la nostra vallata. Tra le altre cose, meta prediletta per appassionati di cicloturismo e tappa suggestiva del Cammino Celeste. Duino Aurisina, Città del Vino 2022. Per noi è motivo di grande soddisfazione in Friuli Venezia Giulia, per l'intera comunità delle Città del Vino. Siamo nel borgo di Clauiano, Trivignano Udinese, anche noi Città del Vino da tanti anni, in mezzo a un vigneto splendido del nostro territorio e chiaramente Duino Aurisina la farà da padrone. Noi seguiremo questa grande visibilità che immagino il Friuli Venezia Giulia avrà all'interno del nostro circuito delle tante Città del Vino che anche qui storicamente rappresentano tutta la produzione vitivinicola della nostra splendida regione Friuli Venezia Giulia e chiaramente anche noi siamo pronti ad ospitare i turisti che arriveranno, speriamo, anche dopo questo momento storico così difficile. Noi abbiamo alcune aziende presenti sul territorio con delle peculiarità molto importanti, ma abbiamo anche il borgo di Clauiano che riserva delle curiosità ma anche delle chicche dal punto di vista architettonico ma anche agrituristico. E quindi vi aspettiamo, venite a trovarci, vi daremo il massimo della nostra ospitalità in questa splendida regione che è il Friuli Venezia Giulia.
Duino Città Italiana del Vino 2022. Ed insieme a tutte le città del vino regionali e alle quattro prologo che aderiscono alla Città del Vino, è lieta di ospitare i visitatori che verranno all'interno della nostra regione. Noi, dal canto nostro, siamo lieti di ospitare tutte le manifestazioni inerenti a questa nostra peculiarità regionale, ospitando i visitatori che verranno a visitare la nostra regione durante le nostre manifestazioni, che vanno dalla Festa regionale del vino friulano, dove c'è il 39esimo concorso dedicato a tutti i vini regionali, e anche durante le manifestazioni che facciamo durante tutto l'arco dell'anno. Visto la nostra vicinanza con Villa Manin, possiamo approfittare dei sapori Pro Loco il mese di maggio, Calici di Stelle ad agosto, e interessante iniziativa che già da un paio d'anni che viene svolta è la Festa delle Risorgive. Un cordiale saluto al comune di Duino Aurisina, Città del Vino Nazionale 2022, da parte della Pro Loco Buri. Siamo in un contesto particolare, la villa di Topo Florio e il suo parco, in cui non c'è solo la nostra sede, ma anche il luogo dove si festeggia l'ormai tradizionale Fiera regionale dei vini di Butrio, che quest'anno raggiungerà l'89esima edizione, quindi una delle più antiche manifestazioni di questo tipo in Italia. Un evento che sarà di supporto, di promozione anche per tutte le attività che il comune di Duino Aurisina ha in programma per festeggiare la sua nomina quale città del vino italiana 2022. Un carissimo saluto a Duino Aurisina, Città Italiana del Vino 2022, per il prestigioso riconoscimento che hanno ricevuto. Noi siamo da Casarsa delle Delizie, come Pro Loco siamo contentissimi e partecipiamo volentieri, anzi più che volentieri, con onore a sostenere il progetto che hanno presentato con le nostre iniziative. Noi abbiamo due attività che sono quelle della Sagra del Vino, quest'anno la 74esima edizione, e in particolare all'interno della Sagra del Vino il concorso regionale dei vini spumanti, Filari di Bolle. Ecco, con queste iniziative partecipiamo e cerchiamo di dare un grosso aiuto a tutti gli staff, a tutto il mondo che si sta muovendo all'interno di questo settore importantissimo e delicatissimo. In particolare vogliamo far vedere che questa nostra regione è una regione vivacissima sotto l'aspetto del vino e anche un riconoscimento a tutte le altre città che aderiscono al movimento delle città del vino. La Pro Loco Mitreo di Duino Aurisina è orgogliosa ed onorata di aver contribuito al grande lavoro di squadra per il riconoscimento di Duino Aurisina a Città Italiana del Vino 2022. Una condivisione di intenti e di valori che ha portato alla collaborazione tra culture e territori diversi, coinvolgendo i giovani, i produttori, i consorzi DOC, sia per la sostenibilità che per l'educazione. La Pro Loco Mitreo sarà a fianco del comune di Duino Aurisina in questa bellissima avventura e non ci resta quindi che augurare a tutti voi un caloroso benvenuto.